diet un pawa danda pestilogi in da piccola scola d'aligiani di noi cité da nuvato aso rientrata na memu da parla cu cael serre rieso invitate che ci facen un scopre stu beru baese. Buonasera a voi. Buonasera Ostilla, dunque siamo in Laligiani, più precisamente in un gumbento d'Aligiani. Allora due parole per presentare il territorio, l'Aligiani, l'Ampugnani e l'Orietta. In Corre a Gastanice rappresenta poco presso 300 persone, 9 comuni. Allora per parlare di siluoghi e di Azoiente siamo stasera due invitati. François Berlanghi, buonasera. Buonasera. Siete un mere di Perù Gazivetti in Tavagna, ma di noi eletto a comunità di comuni di Agosta Verde in carica di scuole. Con noi c'è di nuovo Pier Lorenzi, buonasera. Buonasera. Siete oggi mere di Piubeda, ma di nuovo eletto a comunità di comune in carica di rurale. Allora, non si è di stabile assente, ma parla appena di rientrate, posto che la sappiamo tutti. Era oggi, siamo andati stamane con Frédéric Roche a bere come si passava in Valle d'Aligiani. Vi propongo di guardare il nostro report. So compie vacanze e ora di ripia a scuola per i scolari di Valle d'Aligiani. Camilla e cravatta attendono 4 anni e pronto per il primo giorno. Prontino i parenti, fra quale Petro e Marta, giunti per accompagnare i due cittadini, Caterina e Carlo Maria. Allora, je vais vous montrer un petit peu mon visage quand même. Voilà. Siamo tutti qui presenti, i uobi e mamme, e contenti che ci sia questa scuola che ha presente di nuovo. E speriamo che saranno i zitilli tutti contenti, ma penso che sì, non è che davvero di per voi, come di sosti zitilli qui. Sarate durante 4 anni a scuola di Valle d'Aligiani è stata riaperta anno. Oggi è autoscolare a Suida e Gorzi in Deo Paese, qui come in altro ha rientrato a Zivace con misure di sicurezza sanitaria, maschere per l'educatore, obbligazione di lavarsi e mani, pareti oltre giorno per zitilli. Ce la sapevo che di buio l'apertura delle scuole l'on de maggio, noi abbiamo lavorato assai con le squadre pedagogiche, i direttori e direttrici e con le merie per mettere in piazza queste enormi anni d'aria. Dunque, a rientrata abbiamo avuto norme sfarente, che sono aggregate di più facile a mettere in piazza, e perché ce l'è proprio a cui tutti i zitelli in scuola. Pochi zitelli, una sola glassa e un spazio maio, a rientrata in la scuola di Valle d'Aligiani, non è stata difficile a organizzare, ma se la scambia situazione sanitaria, tutto è stato approntato. Sarà anche possibile per i scolari di Zuita e Gorzi da Zogaza. Allora, François Berlanghi, ramentiamo, siete in carica di scuole e comunità di comune. L'abbiamo vista è una rientrata particolare. Spiegate già appena come l'avete preparata questa rientrata. Allora, è vero che quest'anno è una rientrata appena particolare, ma in Aligiani siamo appena abituati a rientrate particolari, perché l'anno passato a Stebica c'è stata di nuovo una rientrata appena speciale, a posto che a scuola, dopo essere stata chiusa 5 anni, riapria. È stata per noi altri due. Tutti qui, per i bambini, per tutto il mondo, un'emozione da tutto il mondo, si capisce. Quest'anno è speciale la rientrata perché si va con questa malattia che ci impedisce di campare come noi vogliamo. Dunque stamane abbiamo accolto i parenti, i zitelli, le persone che lavorano alla scuola e abbiamo spiegato a tutti ciò che ce la fa, i gesti che ce la fa, come ce la comportarsi, le regole a rispettare per provare a evitare che questa malattia sia un problema per questa scuola. Sarà forse più facile nei paesi di preparare la rientrata in tempo di crisi sanitaria che in città, per esempio? Di sicuro, penso che è più facile in un paese come Valle d'Aligiani che in una città con scuole dove ci sono centinaia di zitelli, qui non ce n'è che 8. E dunque è una fara assai più facile, c'è un spazio, in più in Valle d'Aligiani c'è una scuola che ti è magnifica, che ti è grande, dunque c'è un spazio per poter rispettare tutte queste misure che ci sono.
rispettare. D'accordo. E a scuola è dunque un luogo importante assai per Udione, un progetto di sviluppo di rurali. Pier Lorenzi, voi siete in carica di rurali alla comunità di Comune, per voi è importante di mettere in piazza progetti di sviluppo? È sicuro, è assai importante di mettere in piazza tutti i progetti per lo sviluppo di Udione. A scuola è un esempio, ma è la sola, un basta mica per far rimbivisce appena si paesi che malauguratamente sono in traccia di Mores e piano piano. Aligiani era una di regioni più popolate di Corsica al secolo passato e a Vanesimo a 300 abitanti tutto l'anno. Dunque a gente vorrebbe bene, ma per farla bene giure e mette in piazza tutti socchicciole perché le siano accorti e che li possano restare qui e soprattutto lavorare in suo paese. Lavorare per chi fa, qui evidentemente non si può mica fare industria, non si può mica mettere usine, e sono le cose che ci possono fare sono il turismo, l'agroturismo come si dice, e promenade in montagna, lo sviluppo per gli allevatori, i produttori che facciano cose assai interessanti che lo siano in charcuterie con formaggi e altri. Dunque, ci vuole aiutarli a stallarsi. E cose non sono mica facili perché le regole non sono mica fatte particolarmente per i paesi come i nostri, ma questo è un problema che non è mica usato specifico di l'Aligiani, ma ciò che la gente sappia che qui siamo pronti a fare tutto ciò che è al nostro potere per fare sala qui e campa qui. Ma ci sono progetti, per esempio, François Berlinghi, sul progetto di centro d'imparare di lingua corsa in Valle d'Aligiani, che ti è previsto? Noi pensiamo che a scuola, come le ha, di diciamo una farone, come le diceva Piero, non è mica a scuola che ha da salvare la Aligiani, ma permette di mantenere certe famiglie qui. Penso che se non c'era mica a scuola, certe famiglie che sono qui oggi sarebbero perdute a Campampiedi o a nostro. Dunque noi pensiamo che se a scuola c'è una svilupparla, prima poi a provare più zidelli a scuola tutti gli anni, e dopo pensiamo che c'è da un'altra dimensione, aprendo un centro di immersione linguistica. Il progetto consiste a costruire un bastimento accanto a scuola e di maniera poi accogliere gruppi di allievi delle scuole che potrebbero bene a scoprire la natura, a fare sport, a scoprire il patrimonio, e avere un progetto pedagogico in giro alla lingua corsa e tutto ciò che si può scoprire in sua regione che è abbastanza ricco. E potrebbe di nuovo accogliere stagi di formazione per gli adulti. Pensiamo che sarebbe un luogo che permetterebbe a persone che hanno diritto a fare dei stagi di formazione di venire di in giro la lingua corsa, di imparare a praticare meglio la lingua per uso bistiero. E abbiamo pensato sul progetto, però non è un progetto, ma ma faccio che lo giorno perché lo si faccia perché ci pare un mese per sviluppare a Bieve, a Ligiani, perché permetterà di avere un'attività, impieghi e di dare lavoro a gente che saranno qui. E c'è un altro progetto, quello di Gumbento, Pier Lorenzi, ci potete spiegare appena come, quando, che te dava? Gumbento prima è un vecchio battimento, è stato fatto l'anno 1500 e qualcosa, e il secondo convento, che era il primo convento, era più sotto, era fatto 1300 e è stato distrutto quando i giovanali che hanno installato qui sono stati sterpati per l'armata di Ubaba. Dunque il convento è stato rovinato d'ondo e hanno deciso i francescani che sono venuti qui di arrivare sul convento nel 1500. E fino a durante 5 secoli sul convento è stato un luogo di vita che ha ricevuto tutta la gente di Udione, che è stato testimone di fatti storici importantissimi. Il più conosciuto è quando il re di Corso, però a Usolo, re di Corso Teodoro Donoff, è stato
eletto re di Corsica in 1736. Scusate, non abbiamo mica troppo tempo, dunque ci potete spiegare presto tutto ciò che c'è davanti? Il progetto che c'è è stato principiato c'è una quindicina di anni, abbiamo arrivato assai fino a ora, lo scopo di arrivare totalmente al convento e resta fa l'ultima tappa che è di arrivare tutto ciò che è stato sciappato quando il campanile se ne farà nel 1934. E per arrivare sul convento, per dargli una destinazione che sarà quella di dirigere a gente che vorrà bene, soit per pregare, soit per passare qualche tempo in regione, puisque passerà una specie d'étape où une maison d'hôte utilizzerà dunque un guardiano. All'anno ci sarà un personale che si occuperà dei gente che vengono a passare un soggiorno qui e penso che può essere in una vetrina per tutti i produttori che hanno a portato tutta la roba qui per venderla a gente che venirà a stare qui. Grazie, mi dispiace ma siamo obbligati di compiere questa pagina, dunque e Custella e compie questa pagina speciale in dell'Aligiani a ringraziarvi François Berlinghi e Pierre Lorenzi e a presto per questi luoghi. Grazie. Arin Grazavikael et merci également aux équipes techniques qui réalisent ce direct.